Se volete acquistare crediti, passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicure e con ottimo prezzo. E con il codice coupon Giovispo otterrete il 5% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, e iscritti più tutti. Bentornati su Giovispo, io sono Giovispo e questo è il quinto episodio della serie Road to Glory. Un vero e sano Road to Glory. Allora, il portiere è l'ultimo acquisto che ho fatto per questa nuova rosa che sarà una BBVA Test Again 82 di overall, pagato quanto? 2000 circa. Vabbè, comunque sembra un buon portiere. Vi ricordo la rosa, non me la ricordo neanche io a dire il vero. Comunque c'è Diawara, Uche, Bueno, Amrabat, Feghouli, Diop, Antunes, Musacho. Poi abbiamo Mikel Gomez, vabbè, Niom, il terzino destro. Dunque è una BBVA completa di tutti, diciamo quelli più buoni in sostanza. Perché Diawara e Uche sono due attaccanti alquanto buoni e infatti lo vedrete in questo episodio naturalmente. Dunque vi invito ancora una volta a commentare con un possibile e probabile acquisto da poter fare. Per il sesto episodio, sempre se volete vedere un sì, vedere la continua di questo episodio, sesto, come detto. Allora, il primo gol arriva Bright White, va, ho visto la cosa giusta, era forte, vabbè, dettagli, dettagli. Poi arriva l'1-1, grazie a Diawara, non so se abbiamo segnato Diawara, boh, pubblico. Bright White, ancora un'altra rete, però qui c'è Uche. L'altro bug di questa squadra sono due bug, Diawara e Uche. Permettono così alla mia squadra di portare un bel pareggio, niente niente male, 600 crediti per fare altri acquisti prossimamente, che vedrete a proposito in questo episodio. L'acquisto è Alessio Cerci. Mi è stato detto che ho bug all'inizio. Allora, la prima partita non tanto, me lo vedevo come un bug, infatti ero rimasto un po' deluso dal suo giocare, però poi giocandoci mi sono ricreduto. L'avversario ha anche lui una BBVA, Sergio Asenio in porta, Fabio Contrao, Varane, Lautaro, poi terzino destro, Pereira, forse, vabbè. Il primo gol che scaturirà da questo rigore, allora. Non ho visto il replay, non ha fatto vedere il replay l'avversario. Bah, io lo vedo, vediamo. Ma ha preso prima la gamba e poi la palla, perché se è così allora va bene. Ma se ha preso prima la palla e poi la gamba non è rigore. Vabbè, comunque un 1-0. Arriva anche il 2-0 con Bacca. È già al 15° minuto, quindi la vedo dura, però Diawara, ve l'ho detto, è buggato, Diawara è buggato. Poi c'è questo, vedete, questo tocco a seguire di Cerci, bella rete, bella bella rete di Alessio Cerci. Poi c'è anche il gol di un altro gol con Diawara, doppietta. Allora vi dico io, Diawara è forte, però ha giornata. La giornata che deve essere migliore in campo, la giornata che deve essere peggiore in campo. Comunque arriva un gol di testa di Uche, poi ci pensa ancora una volta Uche al 5-2. Al 76esimo, 78esimo, vabbè. Poi arriva questo gol proprio regalato, anche fortunoso perché ha vinto, cioè prima ha spazzato male il mio difensore di tacco in difesa, di tacco in difesa. Poi ha preso il pallo, gli è ritornato sul piede, l'ha segnato, cioè è stato veramente pazzesca questa rete. Comunque partita finisce 5-3, un altro acquisto ed è Iborra, ragazzi, Iborra, di cui mi sono subito pentito la partita che state per vedere. Comunque anche a Yeshe Rodriguez, ho scelto Yeshe Rodriguez tra Paolo Piatti, perché non so perché l'ho scelto, forse perché era meno costoso. Vabbè, comunque primo gol arriva con Uche che sorprende la difesa al 10° minuto. Poi c'è questo passaggio per l'Oriente, Medel ancora, Lichtsteiner che fa questa sorta, cioè Lichtsteiner che fa questo gol, ragazzi, ma che è? Ma che oh, veramente, ma che oh, poi M Villa segna 2-1, però partita che vede vincitore il mio avversario in maniera meritata perché ha tirato molto di più rispetto a me, dunque la vittoria del mio avversario ci sta tutta. Vado ad acquistare un altro difensore centrale in grandi crediti, iniziano a scarseggiare, si tratta di Mathieu,
sono centrale francese del Barcellona, incontriamo questa Serie A con Candreva, Higuain e Cuadrado in attacco. Il primo gol scaturisce con un tiro di Higuain al settimo minuto, così subito, poi arriva però il pareggio con ancora Diawara, il bug di questa squadra. Diawara, un argento che non sembra argento, sembra un super oro. Poi arriva anche l'assist per Chelsea, un gol della merda, sì, è un gol della merda. Poi arriva un altro gol di Diawara, ragazzi, Diawara è troppo forte. E dunque la partita si conclude così, 3-1 sul fine del primo tempo, Diawara di nuovo migliore in campo. E dunque l'episodio si sta per concludere, vedrete l'acquisto Alex, esterno destro del spagnolo del Siviglia. E dunque commentate con un mio futuro acquisto, naturalmente seguendo i crediti che mi sa sono finiti, vabbè, dettagli. Comunque commentate, lasciate un pollice all'insù e ci vediamo alla prossima, bye bye!